buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Oggi inauguriamo un importante evento, un evento che vede i nostri bambini, il futuro, protagonisti di una celebrazione che vuole ribadire che Marco Polo è un uomo moderno, un uomo di oggi. I bambini hanno questo nuovo amico che è chiamato Marco, che hanno conosciuto, ringrazio tutte le maestre, ma soprattutto Nadia De Lazzari, Vittorio Baroni, l'amministrazione, che hanno reso possibile effettivamente il lavoro che voi vedete giù. Türk misafirleriniz için ben tercüme yapmak isterim. Hanımefendi, burada bulunan herkese sevgiyle selamlar. Ve bu güzel proje için bugün burada bu arada bir arada toplanmış bulunuyoruz. Ringrazio l'amministrazione, in particolare il sindaco, perché è stato un percorso fatto insieme. Qualsiasi cosa noi abbiamo, sì, la traduzione. Qualsiasi cosa abbiamo chiesto, per noi c'era sempre un sì. Grazie. Bugün şu ana kadar hiç yorulmadık henüz ikinci. Sì che c'è l'esposizione giù di questi disegni e hanno partecipato 10 scuole e 4 di Istanbul. Tu invece chi sei? Questa arriva da Sant'Erasmo. Allora, che è un'isola, una piccola isola. Cos'è famosa Sant'Erasmo per? Carciofi. Condividere con Nadia questa esperienza come altre per me ha un significato, diciamo, particolare. Io ho fatto i Salesiani come università e mi hanno insegnato tante cose e credo che questa pedagogia per noi veneziani sia molto importante, non solo viverla dentro un museo, che poi i musei comuni di Venezia non solo la fanno vivere ma la fanno attualizzare, sono straordinari, ma noi vogliamo, proprio vogliamo essere veneziani e trasferirvi questa esperienza di venezianità, non solo perché c'è storia, perché c'è cultura, ma perché c'è contemporaneità. Nadia. Lei arriva dal carcere. Hapishane dan geliyor. Femminile della Giudecca. Ok. Grazie. Allora, ti chiami? Oh, Chen. Si chiama Chen. Chen? Chen. Qual è il tuo paese di origine? In Cina. Çin'den gelen, evet, Bayan Chen. Sono 70 le recluse al carcere femminile della Giudecca, però il permesso l'hanno dato a Chen. Perché? Perché c'è un'attinenza con Marco Polo. Allora, Chen e un piccolo gruppo di detenute hanno alzato la mano alla richiesta della direttrice e hanno detto: noi, anche se abbiamo dei lavori qui dentro, perché qualcuna di loro lavora, il sabato e la domenica lo dedichiamo per i bambini. C'è scritto grazie, ogni sole rappresenta un bambino, quindi ce ne sono molte, molte di più. Un grande libro che si apre, da questo libro si elevano una moschea, una sinagoga e una chiesa. E quindi è partito dal basso e da lì ho riflettuto, ho detto: beh, se hanno disegnato questo, è giusto chiamare i tre rappresentanti della città. L'ex ambasciatore della Turchia, Scarante, tante persone. Volevo chiudere ricordando che l'università ci ha chiamato e in particolare una professoressa Meral, che ha coinvolto un gruppo di 6 studentesse di vari paesi che tradurranno, perché faremo un libro. Hanno preparato, cosa avete preparato? Abbiamo preparato una specie di pesce che rappresenta Venezia. Adesso ovviamente il sindaco, che ringraziamo per il suo tempo perché sappiamo che è tanto impegnato. No, ringraziamo i bambini che hanno avuto una pazienza incredibile, per cui bambini grazie. Grazie. Allora, i costumi sono bellissimi, proprio belli, piccoli Marco Polo. Avete capito chi era Marco Polo poi alla fine? Chi era? Era uno che era un ragazzino giovane, aveva 17 anni, voi adesso ne avete 8? 9? 10? 10.
Marco Polo ne aveva 17 quando è partito da qua per andare fino in Cina. È partito lui, è partito, non sapeva dove arrivava.